Benvenuti ad una nuova puntata di GIS in Italia. Oggi vi mostriamo la bici regolamentare UCI più veloce al mondo, la Pinarello Bolide F HR3D, con cui Filippo Ganna ha stabilito il nuovo record dell'ora. Vi daremo molti dettagli, ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a GIS in Italia e attivate la campanella per le notifiche. Questa bici ha permesso ad un essere umano di percorrere 56 km e 792 metri in un'ora al livello del mare, o quasi. Se ovviamente il motore umano Ganna è stato il protagonista principale della prestazione, la tecnologia di questa bici non è da meno in termini di ricerca della massima prestazione. Il telaio è stampato in 3D utilizzando la lega Scalmalloy, che, come si intuisce dal nome, è composta da scandio, alluminio e magnesio. Questa scelta ha permesso di introdurre nuove forme e caratteristiche che sarebbero state impossibili da replicare con le altre esistenti tecniche di lavorazione della fibra del carbonio. Inoltre, è stato reso possibile aggiungere dei rinforzi interni, creare una forma totalmente nuova del tubo sterzo e ridurre drasticamente il tempo di sviluppo. Tuttavia, la particolarità che si nota subito è la forma del tubo piantone e del reggisella, che ha preso spunto dalle pinne delle balene. Queste escrescenze frontali permettono di migliorare il flusso d'aria riducendo l'attrito viscoso in una zona in cui ci sono molte turbolenze create dal movimento delle gambe. Questa bici pesa molto, ben 9 kg e 300 grammi. Considerando che ovviamente non sono presenti i cambi e i freni, questo numero risulta ancora più impressionante. Perché è stata fatta questa scelta? Semplice, durante un record dell'ora non si fa nemmeno un metro di dislivello e, tolta la fase di accelerazione in partenza che dura qualche decina di secondi, per il resto del tempo si viaggia a velocità costante e quindi il peso diventa davvero poco rilevante. Ciò che conta davvero è che questa bici sia aerodinamica per poter generare meno resistenza e rigidissima per evitare di disperdere inutilmente energia. Le dimensioni della forcella e dei foderi posteriori sono stati stretti al minimo per ridurre l'area frontale della bici. Per fare questo sono stati creati dei mozzi speciali più stretti per la coppia di ruote a disco Princeton Carbon Works. Incredibile vedere che è stata creata una nicchia nel fodero sinistro della forcella per installare il transponder di controllo, evitando così la classica posizione a lato del fodero. I tubolari sono stati da sempre usati in pista per battere il record dell'ora, ma su questa bici sono montati dei copertoncini con camera d'aria e lattice. Si è optato per i Continental GP 5000 TT. La cosa curiosa è che questi copertoncini non sono completamente slick. Si potrebbe pensare che sia una mancanza di attenzione al dettaglio, visto che non c'è particolare bisogno di grip in pista. In realtà, il disegno particolare sul battistrada serve, indovinate un po', per migliorare il coefficiente aerodinamico. Anche la scatola del movimento centrale è stata stretta per ridurre l'area frontale, ma anche per ridurre il fattore Q e tenere le gambe di Pippo più vicine alla bici. Il movimento centrale al suo interno è stato montato senza guarnizioni per migliorare la scorrevolezza. Meglio non far prendere acqua a questa bici. Anche il manubrio merita un capitolo tutto per sé, in quanto è il componente più importante della bici quando si viaggia a certe velocità. È stato anch'esso stampato in 3D, utilizzando questa volta il titanio. Ha una barra orizzontale molto stretta di soli 36 cm, che viene utilizzata solo per la partenza. Il limite massimo di 10 cm tra fine prolunghe e poggia gomiti ha obbligato a spostare avanti quest'ultimi, facendoli diventare di fatto dei poggia avambracci. Si è lavorato poi moltissimo anche sulla trasmissione, che ha ricevuto un trattamento speciale da parte di Makov per ridurre al minimo la frizione. La corona anteriore conta ben 64 denti ed è montata su una guarnitura Wattshop Kratus, con una forma a lente. Il pignone posteriore ha 14 denti e questa coppia di ingranaggi è paragonabile ad un 50-11 come sviluppo metrico. Immaginate cosa voglia dire pedalare per un'ora con un 50-11. Interessante notare che le pedivelle sono lunghe solo 170 mm, mentre sulla bici da crono Pippo usa le 175. Questa scelta, detto molto semplicemente, permette di aprire l'angolo dell'anca a parità di angoli ginocchio e caviglia, consentendo di anterovertere maggiormente il bacino e quindi poter tenere le spalle e la testa più in basso. Infine, la sella è una Physic Ares con naso corto per rispettare il regolamento. È presente un materiale abrasivo per evitare l'eccessivo scivolamento ed è la stessa che utilizza anche sulla bicicletta da cronometro su strada. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!